Cari fratelli e sorelle, preparatevi a ricevere una rivelazione che sconvolgerà le profondità del vostro spirito. Ciò che sto per comunicarvi potrebbe causarvi grande turbamento, ma è una verità che non può più essere celata. Maria Simma, la veggente che ha consacrato la sua vita al dialogo con le anime del purgatorio, ci ha trasmesso un messaggio inquietante riguardo alle conseguenze dell'aborto e al destino dei bambini non nati. Queste parole non sono destinate ai timorosi, ma a coloro che cercano la verità, per quanto difficile essa possa sembrare. Maria Simma, mistica e veggente di origine italiana, visse numerose esperienze mistiche, tra cui incontri straordinari con Gesù e la Madonna. Donna di grande fede e umiltà, fu scelta come intermediaria tra il nostro mondo e quello delle anime del purgatorio. Le sue visioni, spesso accompagnate da intense sofferenze fisiche, hanno illuminato misteri che per secoli hanno lasciato perplessi teologi e credenti. In particolare, il destino dei bambini non nati è stato un tema centrale delle sue rivelazioni. I suoi messaggi avevano un tono profetico e severo, richiamando l'umanità a tornare ai valori cristiani per evitare i castighi divini. Maria Simma condusse una vita semplice e umile, circondata da fedeli che credevano nella veridicità delle sue parole, e la sua figura continua ad avere rilevanza in alcuni ambienti devozionali. Prima di proseguire, vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella. Queste rivelazioni sono di importanza cruciale e non devono essere ignorate. Solo insieme possiamo affrontare le sfide spirituali che ci attendono. Nella tradizione della Chiesa, il destino dei bambini non battezzati o morti prima del battesimo è stato oggetto di profonde riflessioni teologiche. La Chiesa ha insegnato per secoli che il battesimo è essenziale per la salvezza. Tuttavia, la misericordia di Dio è il cuore della dottrina cristiana. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che, nonostante l'assenza del battesimo, si può confidare nella divina compassione. La Chiesa esorta a pregare per la salvezza di questi bambini, affidandoli alla grazia di Dio, che opera al di là dei sacramenti e secondo il suo amore infinito per tutte le anime. Secondo Maria Simma, le anime dei bambini abortiti non si trovano nel limbo, come si è creduto per molto tempo. Questo concetto, che descriveva un luogo di pace ma privo della visione di Dio, è stato riconsiderato alla luce delle sue testimonianze. Ciò che Maria ha appreso è ben più angosciante. Queste anime innocenti restano in uno stato di sospensione, consapevoli della vita che è stata loro sottratta e in attesa di preghiere e intercessioni. La veggente ha descritto scene toccanti di bambini che si aggirano in una sorta di nebbia spirituale, cercando disperatamente di raggiungere quella luce divina che è stata loro negata. Questi esseri, privati della vita terrena, si trovano in una sofferenza profonda, non per colpa loro, ma a causa delle scelte degli adulti. Ciò nonostante, c'è speranza. Maria Simma ha rivelato che le nostre preghiere possono cambiare il loro destino. Ogni Ave Maria, ogni rosario recitato con devozione può illuminare il loro cammino verso la salvezza. La Vergine Maria, madre di tutti i bambini, ascolta le nostre preghiere e intercede presso suo Figlio per queste anime. Ora, cari fratelli e sorelle, vi invito a un momento di riflessione e preghiera. Uniamoci spiritualmente per queste anime innocenti. O Maria, Madre di misericordia, accogli tra le tue braccia i bambini non nati. Guidali verso la luce del tuo Figlio e consola i loro spiriti. Noi ti imploriamo, intercedi per loro e per coloro che hanno commesso il peccato dell'aborto. Che la tua grazia raggiunga questi cuori e li conduca al pentimento e alla redenzione. Amen. Se questo messaggio ha toccato il vostro cuore, commentate con Amen e condividete questa preghiera con chi ne ha bisogno. Ha parlato anche di come le anime in purgatorio
possano influenzare la nostra vita terrena. La Chiesa insegna che le anime del purgatorio, pur avendo ricevuto la salvezza eterna, devono ancora purificarsi dai peccati veniali o dalle conseguenze temporali dei peccati già perdonati. Il purgatorio è visto come un segno della misericordia di Dio, offrendo alle anime la possibilità di essere purificate prima di accedere al paradiso. Molti di noi hanno avuto esperienze misteriose, come sensazioni inspiegabili o sogni vividi di persone care defunte. Secondo Maria Simma, questi eventi non sono casuali, ma tentativi delle anime di mettersi in contatto con noi, chiedendo preghiere e cercando di guidarci verso il giusto cammino. Maria Simma ha raccontato di anime che le apparivano implorando intercessione e descrivendo le loro sofferenze in purgatorio. Ha sottolineato come le preghiere dei vivi apportino un immenso sollievo a queste anime, ricordandoci il valore della comunione dei santi e l'enorme potere della fede nel trasformare il destino delle anime. Inoltre, la veggente ha condiviso profezie inquietanti riguardanti il futuro dell'umanità. Secondo Maria, ci attendono tempi di grande tribolazione, durante i quali la fede verrà messa alla prova come mai prima. Tuttavia, in mezzo a queste difficoltà, ha visto grandi segni della misericordia divina e miracoli straordinari. La Vergine Maria ha assicurato Simma, non abbandonerà mai i suoi figli e interverrà in modo straordinario per guidare la Chiesa attraverso le tempeste future. Se queste parole vi hanno colpito, vi invito a mettere un mi piace a questo video e a iscrivervi al canale. È importante che la luce di queste profezie raggiunga il maggior numero possibile di persone in questi tempi di oscurità. Queste rivelazioni ci chiamano a una seria riflessione sulla nostra fede e sulle scelte che facciamo. Ogni decisione che prendiamo ha conseguenze non solo per questa vita, ma anche per l'eternità. L'aborto, come ci ricorda Maria Simma, non è solo un atto contro la vita, ma un crimine spirituale che lascia cicatrici profonde nell'anima. Le sue parole ci offrono una grande eredità di fede, speranza e amore. Le rivelazioni di Maria Simma devono essere per noi un faro di luce, ispirandoci a vivere una vita di preghiera, pentimento e carità, sempre consapevoli del nostro destino eterno e della responsabilità che abbiamo verso le anime, sia nate che non nate. Ricordate che ogni preghiera ha valore. Ogni gesto di fede può cambiare il corso dell'eternità. Non sottovalutate mai la forza della vostra intercessione. Le anime del purgatorio e quelle dei bambini non nati confidano in noi. Non deludiamole. Cosa ne pensi? Se il video ti è piaciuto, commenta amen. Alla prossima.